Dopo l'ultimo incontro alla Freemasons Tavern, il football si è diviso in associazionisti e unionisti del rugby. La Football Association ha adottato le regole di Cambridge, ma, ironia della sorte, ha introdotto delle modifiche appartenenti al rugby. La posizione del pallone segna ancora il fuorigioco, perciò tutti dietro e calci in avanti. Un'innovazione. Se un attaccante mantiene il possesso di palla dopo aver varcato la linea di fondo campo, la sua squadra ottiene un tiro libero a 15 metri dalla porta. L'introduzione del mark è un'altra novità a favore del giocatore che afferra al volo una palla alta. Dopo la presa bisogna gritare mark e fare un segno a terra con il tallone. Il gioco si ferma, le squadre si mettono in posizione e il giocatore può calciare indisturbato. Con le mani è assolutamente proibito tenere la palla o passarla o raccoglierla da terra. Non sono ancora previsti i portieri né gli arbitri. Nel 1866 gli esperti della Football Association scoprono la formula magica proibendo definitivamente l'uso delle mani ed eliminando la regola della linea del fuorigioco stabilita dalla palla. A questo proposito creano una regola identica a quella del gioco moderno, ma fissando un minimo di 3 giocatori invece degli odierni 2 fra l'attaccante e la porta. Il gioco cambia radicalmente. I giocatori possono correre davanti alla palla e ricevere passaggi in profondità. Questa decisione conferisce al calcio la sua forma definitiva. La porta torna ad essere delineata da una corda, ma viene posta a 2,40 m dal suolo. Nel 1871 una nuova figura fa la sua comparsa sul campo. Il portiere, che fa il suo debutto nel primo grande campionato, la Coppa d'Inghilterra. Il calcio stava per compiere un grande passo avanti.